Amici di Teleponte, buongiorno, ben svegliati e bentornati a prima di tutto. Lunedì 6 luglio è il primo appuntamento del mese di, lunedì con la, del mese di luglio con la nostra trasmissione. In questo lunedì, come in tutti i lunedì, andremo a parlare di eh, sport, parleremo in maniera particolare di eh, nuoto e di Coppa Interamia, visto che ieri, come ben sapete, si è svolta la parata inaugurale della manifestazione più importante che eh, si tiene eh, nell'estate eh, nella nostra città di eh, Teramo. Quindi parleremo di nuoto e di Coppa Interamnia nella seconda parte della nostra trasmissione, il salotto sportivo, nella prima parte invece come sempre rassegna stampe previsioni del meteo. A proposito delle previsioni del meteo andiamo a vedere se come nelle eh, ultime giornate farà tanto caldo e ci sarà tanto sole sulla nostra provincia. Come Ben vedete anche dalla grafica la risposta è affermativa, anche quest'oggi tanto sole sulla provincia di Teramo, infatti il sito meteoteramo.it prevede al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale, dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie massime comprese tra 34 e 37 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 33 e 36 sulle coste, venti deboli orientali, mari quasi calmi, quindi una giornata assolutamente con i connotati estivi, una giornata da trascorrere al mare per chi può. Adesso andiamo alla rassegna stampa, andiamo a leggere quali sono le principali notizie quest'oggi in edicola. Sui quotidiani abruzzesi iniziamo dal quotidiano Il Centro. Il Centro che dedica la notizia principale a un eh, brutto episodio che è accaduto a Nereto, un episodio per fortuna senza eh, gravi conseguenze. Crolla il tetto, feriti due bambini, tragedia sfiorata a Nereto, i eh, fratellini sorpresi nel sonno. Vedete qui nella fotonotizia il, eh, appunto il, i letti che sono stati travol travolti da... La caduta del tetto di questa casa, per fortuna i due bambini che dormivano sono rimasti feriti ma non hanno perso la vita, quindi una brutta avventura per due fratellini. Nei riquadri di uh, cronaca, nell'interne a Castelnuovo, cade dalla bici a nove anni, è gravissimo, una bruttissima notizia che arriva da Castelnuovo-Vomano. Come dicevamo anche in apertura, la parata inaugurale della Coppa Interamnia sfila con i migranti in testa al corteo. Folla alla sfilata inaugurale del 43 Torneo Internazionale Coppa Interamnia. Accanto agli atleti provenienti da 35 nazioni, hanno sfilato anche i migranti, in particolare un gruppo di giovani arrivati da qualche settimana e ospitati nel Teramano. Poi c'è un riferimento anche all'episodio della presunta combin nella gara Savona Teramo. C'è un incontro anche nella sede del Teramo. Questo spunta dalle intercettazioni raccolte dalla questura di Catanzaro. Per quanto riguarda le notizie nazionali e internazionali, la Grecia dice no all'accordo. Tsipras, ora trattiamo sul debito e c'è una foto con la gioia dei sostenitori del no in piazza ad Atene. Lasciamo la prima pagina, andiamo direttamente alle pagine che riguardano la regione Abruzzo, eccole qui. Piano porti, l'Abruzzo con Civitavecchia, la strategia nazionale dei trasporti, il sistema marittimo regionale, probabile sede di autorità con lo scalo laziale, Ortona strategica per i traffici ovest-est. La Regione potrà rientrare nella definizione del Piano europeo delle reti TEN-T. Lo dice Pasqualino Monti di Asso Porti. I porti abruzzesi sono stati inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e approvato in via preliminare venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Ma la novità più interessante per la portualità e che i nostri porti saranno sedi di autorità con Civitavecchia, si definisce così un'unica autorità portuale con lo scalo laziale, mentre tramonterebbe l'ipotesi di un accorpamento tra le autorità di Civitavecchia e Livorno, quest'ultima si fonderà con Piombino nel taglio basso. Grano tenero, patto per le produzioni locali, col diretti Abruzzo sigla un accordo con coltivatori e trasformatori per una filiera regionale dei cereali. Già dal 2016 sulle tavole abruzzesi potrà arrivare pane e pizza prodotti esclusivamente con farine regionali e l'effetto dell'accordo siglato a Milano nell'ambito della settimana dedicata all'Abruzzo nel palazzo col diretti all'Expo sulla valorizzazione della filiera dei cereali che rappresenta un buon 7% del eh, prodotto totale e dei prodotti agricoli, a, agricoli abruzzesi e circa 20.000 imprese. Cambiamo pagina, andiamo direttamente alla, allo show delle frecce tricolori in 100.000 sulla spiaggia di Vasto. Per la festa degli acrobati del cielo, i nove aerei si sono esibiti a 1500 metri di quota con rovesci giravolte e incroci a 650 km orari. Nel saluto finale l'abbraccio alla città e la voce di Pavarotti che canta il vincerò della Turandò. Gremiti gli, gli uh, arenili di Vasto e San Salvo, imponenti le misure di sicurezza, esibizioni anche di mezzi della guardia costiera, polizia e protezione civile. E ci sono qui appunto alcune delle foto del. Di questa esibizione, e eh, ammirati in tutto il mondo, farne parte il sogno di ogni pilota e la storia della pattuglia acrobatica nazionale, viene un po' ripercorsa appunto la eh, storia di eh, questa pattuglia acrobatica. Ma c'è a proposito di ricordi anche il ricordo dell'incidente del team Quei Bravi Ragazzi con l'air eh, show di eh, Tortoreto, che è finito in eh, tragedia lo scorso 31 maggio sulla spiaggia Tortoreto, di Tortoreto. Pagina di cronaca di Teramo, passiamo alla pagina di cronaca delle singole province. A Teramo tragedia assiorata a Nereto, crolla il tetto di casa, feriti due bambini, i fratellini di 8 e 10 anni stavano dormendo quando mattoni e calcinacci sono finiti sui letti. Edificio inagibile e vedete qui alcune delle foto del, di questo brutto episodio, vedete qui il tetto sventrato e eh, il... I letti sommersi dai detriti. E uh, sullo sguardo di un papà e di una mamma che corrono in strada con i bimbi in braccio, prima ancora che nelle immagini delle macerie, la cronaca di lunghissimi minuti di terrore. Si legge questo nell'attacco dell'articolo firmato dalla collega Diana Pompetti. Un boato cancella la tranquillità di una domenica mattina che si annunciava di mare giochi. Sono da poco passate le otto quando, in una casa a due piani di via Leli. Nel centro di Nereto, una parte di tetto crolla, sbriciolandosi sulla camera da letto di due fratellini, un bambino di 10 e una bimba di 8. I piccoli stavano dormendo quando la porzione di tetto è venuta giù con il suo carico di mattoni e calcinacci. Il fragore e poi le urla dei eh, genitori e dei nonni che prendono i piccoli e li caricano in macchina, correndo all'ospedale di Sant'Omero. Sul corpo, per fortuna, solo traumi lievi al volto per il piccolo e al torace. Per la sorellina, entrambi vengono dimessi nel primo pomeriggio a proteggerli dai traumi pr più gravi, la struttura della cameretta con una sorta di eh, piccola sovrastruttura a ponte sulle eh, teste e eh, questo ha salvato loro la vita per fortuna. Nel taglio basso, la solidarietà della gente e del sindaco, il primo cittadino e la parrocchia trovano dei locali per ospitare la famiglia i eh, vicini portano il eh, cibo, vedete qui nella foto il sindaco di Nereto eh, Giuliano Di Flavio che indica la cameretta dei bambini e il primo cittadino ha trovato dei locali per ospitare la famiglia visto che la casa è stata giudicata inagibile. Sempre a eh, Teramo, nella pagina di cronaca di Teramo, commercio, molti negozi chiusi, successo a metà per la notte dei saldi da Rui della Confesercenti, grande affluenza di gente, ma c'è rammarico per i colleghi che non hanno aderito. Notte dei saldi oltre ogni aspettativa, ma con parte dei negozi chiusi. E questo il bilancio della sesta edizione della manifestazione che si è svolta sabato sera a Teramo, promossa dal consorzio Shopping in Teramo Centro, nel primo giorno di avvio degli sconti estivi. Un'intera serata dalle 20 a mezzanotte con parte degli. Esercizi commerciali del centro storico aperti e con alte percentuali di sconto. Nel taglio centrale invece a Martinsicuro tentano il furto in villa messi in fuga dal cane. Tentano un furto in piena notte in una villetta nel centro di Martin Sicuro, ma il cane che era in casa. Abbaia facendo svegliare il proprietario e facendogli capire che c'era qualcosa di strano. L'uomo ha affrontato i ladri e li ha messi in fuga. E questo l'epilogo di un tentativo di furto messo a segno ieri mattina poco prima delle quattro in una villetta di via Bolzano, nel pieno centro della cittadina rivierasca di Martinsicuro. Tre o quattro uomini eh, hanno cercato di entrare nella villetta nonostante finestre antechiuse, ma eh, sono stati appunto messi in fuga. Fuga dalla reazione di Nikita, la cagnolina che i proprietari hanno in casa e che si è messa ad abbaiare facendo svegliare i proprietari che poi hanno affrontato i ladri e li hanno fatti eh, fuggire. Nel taglio basso, invece, a Giulianova, so eh, società partecipate, il PD abbiamo rispettato la legge. Il gruppo consigliere PD Giulianova tiene a precisare che la commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato alcuni giorni fa un emendamento che prevede pesanti sanzioni a carico delle amministrazioni che non abbiano. Adempiuto per tempo ad approvare il piano di razionalizzazione delle partecipate che ha portato, nel caso di Giulianova, alla decisione di vendere la Giulia Servizi perché non conforme agli obiettivi pubblici. All'interno vengono anche riportate le impressioni della capogruppo Federica Vasanella, che vedete qui raffigurata nella foto. Di fianco invece, sempre con una foto. Eh, Giulianova e Costa Nord, mare marrone per le alghe, mare color marrone. Ieri mattina nel tratto, antistante Giulianova, così come testimonia la foto di un lettore, la presenza di una grossa quantità di alghe è alla base del fenomeno che ieri si è verificato anche in molte altre zone della Costa Nord. Coppa Interamnia, sfila la Coppa Interamnia tra migranti e sport, folla la tradizionale parata inaugurale. Con sbandieratori, musica e atleti al via il torneo internazionale con 113 squadre provenienti da 35 nazioni. Vedete qui alcune delle foto della spettacolare parata che si è svolta eh, ieri eh, per le strade di Teramo. Parata che si è aperta. Con la presenza dei migranti ospitati nella nostra provincia, arrivati proprio eh, la scorsa settimana. Davvero un grande spettacolo, una folla di gente enorme come ogni uh, anno accade a Teramo. Questo è il 43 appuntamento della Coppa Interamia, Coppa Interamia della quale parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione come abbiamo anche già detto in apertura. Nel taglio basso a Silvia e Pineto, estate a suon di musica, calendari ricchi di eventi nelle due cittadine della costa, con feste dello sport e in spiaggia i comuni di Pineto e Silvi hanno presentato il cartellone estivo degli eventi, Pineto conterà oltre 150 appuntamenti grazie alla collaborazione di circa 50 associazioni, mentre a Silvi l'amministrazione ha presentato gli eventi del mese di luglio, il vice sindaco Vito Partipilo ha detto tante iniziative, alcune totalmente rinnovate, altre nuove ed entusiasmanti. Una brutta notizia che arriva invece da Castelnuovo Umano, nella pagina seguente, drammatico incidente, cade dalla bici, bimbo gravissimo, il piccolo ha battuto la testa sull'asfalto e è ricoverato in rianimazione, è caduto mentre era in sella la sua bici ha battuto violentemente la testa, da ieri un bimbo di 9 anni è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo, l'incidente è avvenuto alle 19.30 a Castelnuovo Romano. In cui, il, la città in cui il bambino abita con la sua famiglia, da una prima ricostruzione, il bimbo in sella alla sua bicicletta stava facendo una passeggiata con il padre quando è eh, caduto e eh, ha sbattuto violentemente la eh, testa. I primi soccorsi sono arrivati dai familiari che erano con lui ed alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato il 118. In poco tempo è arrivata un'ambulanza che lo ha, eh, parti, eh, che lo ha alla luce della particolare gravità delle lesioni alla testa riportate, trasportato eh, all'ospedale Mazzini di Teramo dove è stato sottoposto ad un attacco e successivamente ricoverato nel reparto di rianimazione, dove i medici si sono riservati la prognosi, viste le eh, condizioni molto molto gravi. A Giulianova è iniziata la pulizia di due sottopassi a ah, Isola del Gran Sasso, invece, mosso da una vipera a 4 anni, stava giocando in giardino, ricoverato in ospedale per l'antidoto, è stato mosso da una vipera mentre era con alcuni familiari nel giardino dell della sua abitazione e eh, è accaduto mentre stava appunto giocando, il bambino di 4 anni è stato poi trasportato all'ospedale Mazzini dove gli è stata data l'antidoto e eh, quindi per fortuna questo bimbo non ha... Riportato nessun danno anche se attualmente è ricoverato nel reparto di pediatria. Lasciamo la pagina di cronaca di Teramo, contraddistinta soprattutto in queste ultime pagine da gravi episodi. Passiamo a quella di Pescara. Emergenza alloggi: il Briz a San Donato occupano la casa familiare, ma i vicini li mettono in fuga. Una famiglia ha sfondato la porta per entrare in possesso di un appartamento, Ater in via Cesano. Intervento di vigili e carabinieri dopo l'allarme degli inquilini. Hanno scelto la notte di sabato e domenica pensando di trovare gli inquilini del palazzo addormentati e eh, la famiglia è entrata in una casa. Sono stati però messi in fuga dai vicini. Eh, L'intervento c'è stato poi di vigili e carabinieri, dopo l'allarme dei residenti dell'abitazione. Di spalla il commissario Ater Costanzi. La crisi fa crescere il fenomeno degli abusivi. C'è appunto un commento. Di questo episodio fornito dal commissario Ater Costanzi nel taglio basso invece pronti i soldi per avviare 30 sfratti sul pizio, occupazioni abusive aumentate del 50% in un anno ma ora partono gli sgomberi c'è un nuovo commento questa volta da parte dell'assessore Adelchi sul pizio, che vedete qui ritratto nella foto con la scelta azzurra durante il blitz che è stato operato per liberare l'alloggio. All'interno dell'articolo si ricordano che in tutto sono 85 gli alloggi popolari dell'ATER occupati abusivamente. Sempre a Pescara Chieti supera a Pescara per quanto riguarda le nascite, esodo di gestanti verso il reparto di ostetricia Teatino secondo i dati del primo semestre 2005. Il dato che balza gli occhi è appunto il salto in avanti, il passo in avanti compiuto dall'ospedale Santissima Annunziata di Chieti a discapito dello Spirito Santo di Pescara. Per la prima volta il numero dei parti portati a termine nel punto nascita teatino è maggiore rispetto a quello pescarese, 843 contro 796 nei primi sei mesi del 2015. Nel taglio centrale invece la nuova città degli architetti si inaugura oggi l'Urban Workshop con un'installazione del maestro Summa. Nel Taglio Basso si eh, rivedono dopo 50 anni cena marcorde per i liceali del 65, un'allegra conviviale tra sonate di flauto e premi simpatia. E vedete qui appunto nella foto i ragazzi del 65 che si sono rivisti a cena 50 anni dopo il loro diploma. A Colle Marino invece erbacce e animali sulla strada, la protesta di un'anziana, siamo invasi dai rifiuti, da rifiuti e degrado. Lasciamo la pagina di cronaca di Pescara, passiamo a quella di Chieti. Sabato di violenza allo scalo, picchi e minacce di morte il pizzaiolo, un uomo di 40 anni di Chieti in carcere per tentata rapina nel Parapiglia dentro il locale. Sono volate anche le eh, sedie. Ha chiesto soldi insistentemente al proprietario della pizzeria. Lo ha minacciato di morte. e Poi l'ha picchiato. La mattanza gli è costato il carcere. Andrea Furbesco, 40 anni di Chieti. Da sabato è rinchiuso nel carcere di Madonna del Freddo. Questa mattina comparirà davanti al giudice che dovrà convalidare l'arresto per tentata rapina. Poi eventualmente il processo per direttissima. Di spalla, invece, lavori pubblici apre il cantiere di Via Toppi. Autodirottate in via Crociferi. Alla periferia della città vuole gettarsi dal tetto di casa, ma la madre evita la tragedia. Si è messo sul tetto della casa che si trova nella periferia della città e ha minacciato di gettarsi. È accaduto ieri mattina, protagonista un giovane di 30 anni che vive con i fratelli, ma per fortuna l'intervento del 118, dei vigili e della madre hanno evitato la tragedia. Nel taglio basso, invece. Università, otto fasce più sconti sulle tasse. Nuovo sistema contributivo per la D'Annunzio. Il presidente della consulta Tricarico. Siamo soddisfatti? E questo è appunto il commento. Di tricarico, presidente della consulta, il primo luglio il consiglio di amministrazione dell'università d'Annunzio ha deliberato il nuovo sistema contributivo per l'anno 2015-2016 tra la soddisfazione degli studenti. Una buona notizia per Ateneo, che finalmente avrà un sistema contributivo degno di questo nome, ha dichiarato Alessio Di Lanzo, studente di medicina, membro del CDA della D'Annunzio e dell'associazione studentesca 360. Gradi. Pagina di cronaca dell'Aquila. Ultima provincia? Le grane del comune, la controversia infinita, inagibile la nuova sede della farmacia a Sant'Anza. Nota degli uffici municipali al sindaco, impossibile superare i contrasti rilevati. Eh, L'avvocato Carli all'AFM revocare gli esiti della gara di aggiudicazione. E questo il commento dell'avvocato appunto. Una decisione del Tarra sembrava aver posto fine alla controversia sull'assegnazione della nuova sede della farmacia comunale di Sant'Anza che dai sei anni è in un container. I giudici hanno respinto il ricorso della ditta Zemolo e dunque si dava per probabile l'apertura nella sede di via Beato Cesiglio. Vedete appunto qui nella foto la sede della farmacia comunale che è oggetto di eh, discussione. In, eh, qui di lato, di spalla, in rianimazione uno dei feriti, incidente con la Mietitrebbia, la polizia apre un'inchiesta la polizia ha aperto un'inchiesta per conoscere le eh, ragioni per la quale eh, due giovani si sono feriti in maniera grave saltando dalla trebbia della quale avevano perso il controllo, forse per un'avaria. L'incidente è avvenuto sabato sera lungo un tratturo tra Pesco Maggiore e Paganica. Del tosto, di nuovo dal giudice sempre di spalla, il PM ha esibito in udienza un atto comunale con timbro non posto dal funzionario. L'imprenditore Berardino del Tosto poche settimane fa venne assolto insieme ad altre persone per abusi edilizi, risultati inesistenti per la costruzione dell'immobile di via Vicentini dove hanno sede molti uffici comunali. Ma la procura pur beffata non molle e riparte con una nuova contestazione a del Tosto e alla madre. Nel taglio basso Celano sorpreso a rubare, giovane arrestato, il complice riesce a fuggire e viene denunciato, i carabinieri sequestrano Arnesi da scasso hanno tentato di rubare all'interno del bar del distributore di carburanti in località Borgo Bussi e Celano, ma sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione di Celano. Un uomo, Gani Rexallaria, cosovaro di 35 anni è eh, stato arrestato mentre eh, per un romeno di 37 è scattata la denuncia. L'uomo era riuscito a scappare. Lasciamo la pagina di cronaca, passiamo a quella dello sport. Ecco Qui il calcio di Serie B, il mercato del Pescara, Brugman, accelerazione verso Palermo, l'affare entra nel vivo. Si lavora per colmare la differenza che esiste tra domanda e offerta. Bjarnason e Torino, accordo sull'ingaggio. Eh, per quanto riguarda invece il Lanciano, Torregrossa e Nicolas, il Verona dice sì, da Versa pensa al 3-5-2. Due arrivi quindi dal Verona. Uno il portiere Nicolas è una conferma, l'altro l'attaccante Torregrossa è un volto nuovo. L'anno scorso aveva giocato con il Crotone. A proposito di Serie B, una Serie B però ancora, tra virgolette, subiudice. Il Teramo c'è anche un incontro nella sede del Teramo. Il 18 maggio, vertice a 4 per chiudere i conti della presunta Combin. Secondo l'accusa, la riunione con Di Giuseppe, Di Nicola, Corda e Barghigiani sarebbe servita per saldare l'ultima tranche dei 30.000 euro. Questo incontro si eh, svolge, secondo l'informativa della questura di Catanzaro, ne, secondo la ricostruzione fornita nella. Eh, nella l'informativa della questura di Catanzaro nella sede di Via Oberdan, visto che Di Giuseppe fornisce a Di Nicola appunto, tutte le indicazioni per raggiungere la sede e eh, poi c'è anche un messaggio con il quale Di Nicola avvisa Di chiamare a Di Giuseppe e questo lo fa con Giuliano Pesce perché lo stava Di Giuseppe lo stava aspettando, questa è un po' la ricostruzione che eh, si evince dalla dalle intercettazioni. Il punto sulla strategia difensiva, summit a Sorrento, campitelli chiacchio c'è stato nei giorni scorsi per fare un po' il punto della situazione, per quanto riguarda invece il mercato, venerdì il raduno, molti i nodi da sciogliere sul mercato, alcuni di questi riguardano le conferme, ma anche gli acquisti ci sono sull'agenda del Teramo. Dorazio ed Emperer, questi i giocatori che sono seguiti all'Aquila invece altri problemi ci sono all'Aquila entro domani deve versare 30.000 euro la formazione rossoblù dovrà saldare le richieste della Covisoc. Si complica il ritorno di Delpinto piace a due big di Lega Pro Padova e Benevento, e quindi è tutto da vedere il suo ritorno. Intanto una presenza. Nota sulle spiagge abruzzesi il CT azzurro Antonio Conte in vacanza a Pescara, shopping, mare e selfie nel tour di Conte che vedete qui raffigurato in alcune foto. Dopo il bagno di folla di sabato l'allenatore ha dibattito i tifosi che l'aspettavano a Lido, ha pranzato con Marinelli, questo nella giornata di eh, ieri. Per quanto riguarda invece il calcio e gossip c'è anche la ricostruzione un po' delle vacanze dei giocatori, vedete qui eh, le foto di alcuni dei giocatori eh, famosi, ci sono anche i volti conosciuti delle squadre di Pescara e Lanciano, eh, vedete nella eh, foto appunto Andrea Conti, il terzino, il primo da sinistra, che si gode le vacanze in Salento, qui a fianco invece ci sono Politano, Grillo, Caprari e Puccino che posano in vacanza in eh, Sardegna. Per quanto riguarda il calcio di Serie D, Chieti, idea Zanetti per il centrocampo, i Nero Verdi sulle tracce del fedelissimo del tecnico Ronci, piace anche D'Angelo della Samb, preso il giovane Gallo, ad Avezzano caccia under, in difesa può tornare Valerio, San Nicolò, Mozzoni rinnova, confermato lo staff tecnico, Papponetti conferma Angelone, ha scoppito per quanto riguarda la Miternina, coordinerà anche le giovanili, a Giulianova trovati i soldi per l'iscrizione, entro il 10 luglio il versamento e la fideiussione, intanto torna... A palesarsi la presenza di De Cecco, eccellenza e promozione. Gizzi dice sì al Montori, Gialloneri si assicurano anche De Petris e Galves Carmona. L'ex Benevento Chiavaroli giocherà con il Pineta Nova De Torre tra Miglianico e Magnonese. Il Mosciano prende il bomber assogna, il Francavilla aspetta di conoscere eh, le possibilità di ripescaggio in serie D, il Pizzoli Succhiarelli e De Santis, Traini all'Albanova, questo per quanto riguarda le categorie inferiori, anche se ci sono. Problemi con le iscrizioni un po' in tutte le categorie dilettanti, costi invariati. I club fanno ugualmente fatica. Per quanto riguarda il basket, la Proger Gerchieti sull'Ara Pivot Samuels, il 26N USA nel Milino degli S Brandi Marte. Roseto a Naspa devono firmare tre italiani prima di puntare a prendere americani. Per quanto riguarda sempre il basket, il Campli riparte da Di Giulio Maria e Fattori. A Giulianova la società si riunisce per programmare il campionato. Vasto il DS Salvatore gli al lavoro. Pescara potrebbe rinunciare a Teramo. Vuole salire subito questo per quanto riguarda la Serie C eh, Silver. Vediamo se ci sono altre notizie dedicate agli altri sport. Juniores, il Giuliese Gentile è campione regionale nella, eh, nel ciclismo nell'atletica. Corsa Adriatica, Santucci per gli allievi si aggiudica il titolo. Viola stacca tutti in volata. Paolo Antonio fermato da una foratura. E per quanto riguarda invece il pitch volley, Alba in corona, Partegno e Romiti, sbaragliati gli avversari nella due giorni in spiaggia, hanno ottenuto il titolo di Queen e King di Serie A. E vedete nella foto i due vincitori di questo. Torneo di beach volley che si è svolto ad Alba Adriatica. I vincitori Laura Partegno a sinistra e Roberto Romiti a destra. Bene, si chiude qui la prima parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano il centro. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa. Subito dopo torneremo con la seconda parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano il Messaggero. Pubblicità, non cambiate canale. Entriamo in diretta per la seconda parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano il Messaggero Abruzzo. Messaggero Abruzzo che nella prima pagina dedica la notizia principale alle unioni civili. Vigilia Calda, registro al voto domani in consiglio a Pescara. L'arcivescovo si schiera contro. Valentinetti difendere la famiglia tradizionale. Santroni di Sel dice parità di eh, diritti. Per quanto riguarda poi eh, le altre notizie, eh, crolla Solaio in casa, bimbi salvi per miracolo a Nereto. A Chieti il rapinatore picchiato è stato arrestato. Di spalla invece. L'apertura della Coppa Interamia con la sfilata, primi gol e cerimonia inaugurale, tanto entusiasmo a Teramo per il debutto del torneo internazionale. Nella fotonotizia nel taglio centrale a Pescara, Pienone in spiaggia, tanto caldo, termometro a 36 ⁇ Uniconeo, eh, la fioritura di alghe e mucillagine. Nel taglio basso selfie, selfie da Atene, i Grillini in Grecia. Eh, per quanto riguarda il marketing invece una settimana e tre vetrine per conquistare spazio all'Expo. Nei riquadri eh, delle cronache interne di Cronache Sport, a Lanciano, crollo del trabocco del Turchino, il sindaco Catenaro rinviato a giudizio all'Aquila Sant'Agostino, cantiere Rumata, un anno di paralisi per quanto riguarda lo sport invece Cosmi commenta, bravo Pescara eh, con Oddo ma adesso si fa sul serio, dopo quel mese in copertina... Per il tecnico ci sarà un banco di prova più ampio. Sarri, per le stesse cose, vent'anni fa era deriso, ora viene idolatrato. Pagina di cronaca delle singole province. Iniziamo da quella dell'Aquila. Chiesa di Sant'Agostino, un anno di paralisi. A maggio del 2014, affidati i lavori. Da allora più nulla. I tanti cambi in sovrintendenza all'origine dei gravi ritardi. L'appalto vale 7 milioni. L'impresa sbotta, è, è semplicemente vergognoso che ancora non si firmi il contratto. Il caso nucleo familiare a giudizio per la moschea, il luogo di culto ricavato in violazione delle norme urbanistiche, avrebbe realizzato le opere senza autorizzazione prima di dare in uso i locali a un'associazione. Da cinque anni circa in via Giuseppe Cacchi, una traversa di via Rocco Carabba, Insiste una moschea all'Aquila, un luogo di culto che raccoglie parecchi cittadini, soprattutto di nazionalità marocchina, che professano la religione musulmana. Peccato che il luogo di culto ubicato al piano di eh, terra di un fabbricato sia stato ricavato in violazione di norme urbanistiche ed edilizie, lo sostiene la procura, che ha mandato sotto processo un intero nucleo familiare dell'Aquila accusato di aver realizzato una serie di lavori edili senza autorizzazione. Prima eh, di dare in uso i locali a un'associazione culturale che lo ha messo a disposizione dell'intera comunità musulmana che risiede in città come luogo di culto. Di spalla l'inchiesta, vasche trasformate, tre persone a eh, processo avrebbero trasformato alcuni vasconi in opere più moderne. Peccato che tali opere risalenti nel tempo fossero vincolate. Per questo motivo, la Procura della Repubblica ha citato in giudizio tre persone. Nel taglio basso. La ricostruzione del palazzo deturpato dalla centralina in via Verdi spuntano i contatori accanto al portone appena restaurato. Per quanto riguarda il personaggio, Ca Claudia Col prega con le famiglie Aquilane, l'attrice ha partecipato ai giardini letterari al santuario di San Pietro della Jenca. Pagina di cronaca di Avezzano e Sulmona, Piazza del Mercato, la gaffa delle strisce blu scompaiono all'improvviso, forse per un errore della ditta. Gli spazi delineati con il bianco ed è subito guerra sui parcheggi a pagamento. L'assessore non è stato rispettato il progetto dell'amministrazione, sono stato scavalcato, ma tutto dovrà tornare a posto. Già da oggi ci vado con il pennello, personalmente sbraita Verdecchia, ma intanto è eh, polemica. Vedete qui appunto nel, nella foto l'assessore Roberto Verdecchia che ha promesso di andare lui stesso con il pennello a ridipingere le strisce di bianco. Sul Mona volle i campus estivo conto salato per i bagni del palazzetto. Ad Avezzano picchia e minaccia l'ex denunciato un uh, giovane. A Sul Mona doppio senso per le bici. In corso video non si uh, può. Maggioranza divise su Facebook, impazza l'ironia. Nelle altre città vietano le eh, auto. Il doppio senso di marcia in bicicletta lungo Corso Video divide la maggioranza. Eh, mi eh, spiace per i colleghi consiglieri, ma non mi trovo affatto d'accordo a limitare la circolazione delle bici in un solo senso. E questo è il commento del consigliere comunale Varelio Giannandrea, Gian che dice no alla richiesta presentata da Enea Di Ianni e Salvatore Di Cesare. Già ribattezzati dal web la strana coppia, che eh, coppia che vorrebbe limitare la delibera che autorizza la circolazione delle biciclette lungo corso video da doppio senso di marcia a circolazione nella senso, nel senso di marcia indicato dalla segnaletica vigente. A Celano tentano di rubare in un bar bloccati nella casa di uno dei due stranieri trovate quattro dosi di cocaina. A cerchio telecamere tedeschi controllo tutti. Pagina di cronaca di Pescara, Unioni Civili, il no dell'arcivescovo. Alla vigilia del voto in consiglio comunale sull'istituzione del registro, un severo richiamo ai consiglieri cattolici. Daniela Santroni di Sel, la religione non c'entra. Parliamo di parità di diritti tra cittadini, non di matrimonio o adozioni. C'è intanto anche un commento di Tommaso Valentinetti durante l'omelia per San Cetteo. Come cristiani non possiamo tergiversare di fronte al problema dell'unità della famiglia, questo il vescovo, lo dice appunto Tommaso Valentinetti nel suo discorso. Per quanto riguarda l'estate, il caldo e l'afa spingono tutti al mare. Prima domenica di Pinone in spiaggia, la stagione entra nel vivo tra bagni a largo e pranzi sotto le palme. Uniconeo, alghe e eh, mucillagine. Pagina di cronaca di eh, Chieti, partenza flop per i saldi, speriamo di recuperare, questo è il commento un po' degli operatori commerciali, niente notte bianche e parcheggi gratuiti nel primo giorno corso Marrucino resta praticamente deserto. Eh, lo storico negozio Capitano Sport, eh, la, la titolare, commenta siamo in pochi non si crea quel circuito che fa bene a eh, tutti di spalla, le frecce tricolori a vasto, entusiasmano 100.000 persone, già da ieri mattina traffico in tilt, balconate, prese d'assalto, gli spettatori hanno commentato, esibizione bellissima dal vivo, il rombo del getto è tutta un'altra cosa. A Lanciano, crollo del trabocco del turchino, Catenaro va a processo, mentre eh, arresto in pizzeria un rapinatore... Eh, picchiato dal proprietario, bagar in pizzeria e finito in manette, Andrea Furbesco che ha tentato di rapinare la, il locale commerciale chiamato Cono Pizza. Pagina di cronaca di Teramo, Movida Violenta, denunciati due giovani, musiche schiamazzi alle tre dell'alba in pieno centro, i poliziotti diventati bersaglio, costretti a chiamare rinforzi, notte movimentate in via Veneto, i due scalmanati sono stati accusati anche del reato, di danneggiamento. La eh, questura l'ha già ribattezzata Movida Violenta e eh, quanto è accaduto in via eh, Veneto eh, alle tre di notte, eh, nella scorsa notte, sono stati eh, denunciati il 28enne, un 28enne ucraino e un 25enne, eh, entrambi residenti a Teramo, individuati come responsabili di violenza, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. Intanto, il titolare del bar Salento nel quale si è verificato questo episodio spiacevole. Enrico Fulgenzi ha commentato una stupidata. Non sono ragazzi cattivi. Io cerco anche di monitorarli. A Giulianova settimana corta. Confronto tra genitori in comune. Questo troviamo di spalla. A Nereto invece crolla il solaio della cameretta. Due fratellini, salvi per miracolo. I bambini stavano ancora dormendo. Guariranno in pochi giorni. Abbiamo già visto nella. Prima parte della rassegna stampa: un ragazzino di 10 anni e una ragazzina di 8 sono stati travolti dal crollo del solaio della loro cameretta. Per fortuna qualche ferita, ma nulla di più per loro. A Giulianova ha annunciato il taglio della TARI, miracolo a palazzo, e questo l'ironico commento di Francesco Marcozzi che non si smentisce mai. Attorno a un bilancio lacrime e sangue spuntano anche notizie molto positive. A fornirle è lo stesso sindaco Francesco Mastromauro, il quale ha dichiarato che per. Eh, davvero stiamo facendo un mezzo miracolo perché, nonostante l'ulteriore taglio sulla spesa corrente di 2,6 milioni rispetto al 2014, eh, il, eh, è previsto appunto un eh, taglio sulla eh, TARI a eh, Giulianova e questa è una bella notizia almeno per i contribuenti del centro Rivierasco. A Roseto, ufficio turistico IAT firmata la eh, convenzione. Lasciamo la pagina di Cronaca, passiamo a quella di sport, ultime notizie della nostra rassegna stampa. A Pescara ci sono le verità di Cosmi che eh, parla un po' del campionato eh, biancazzurro, commenta un po' la situazione eh, della piazza, ma anche il, la carriera di Oddo, dice Serse Cosmi, Oddo è bravo e intelligente, ma il difficile viene adesso. La pressione sugli allenatori è enorme, servono spalle forti. Sul mercato, ok del Napoli alla cessione di Dezzi, la firma al ritorno del giocatore dalle Universiadi entro mercoledì. Accordo Concordia Galano. Si eh, tratta, intanto, Torino ultimatum di 48 ore per Bjarnason. Campitelli attacca, lotto per il Teramo. Il presidente si mostra sereno e promette battaglia al processo. L'avvocato Chiacchio, in attesa degli atti, siamo molto ottimisti. Il suo nome non è mai citato nelle telefonate. La situazione è, stato ingiganti è stata ingigantita. Questo è il commento dell'avvocato in sede eh, sportiva del Teramo, Edoardo Chiacchio. Sempre per il calcio di Serie B, Virtus Lanciano dal Verona Riva-Rabusic, trattativa avanzata per l'attaccante ceco. In Lega Pro, l'Aquila conferma San Domenico e De Francesco. Nel taglio basso, eccellenza, Bastese, imminente la cessione. Rugby a 13, gran sasso in finale contro uh, Firenze. Per quanto riguarda il mercato, in Serie D, Giulianova oggi incontro decisivo col nuovo gruppo. A Chieti invece mercato aperto. Ecco le trattative, piacciono Banegas, Zanetti e Varone. Il 16 luglio la presentazione della squadra. La Miterina riparte con Papponetti. Presidente per quanto riguarda invece il calcio a 5. Pescara aspetta l'Europa e dice addio a Morgado. Il capitano forse è ora che vada a giocare. Altrove lo dice l'amministratore delegato Iannascoli commentando appunto l'ultima stagione, l'ultimo. Scudetto vinto dal Pescara. Il basket, ultime notizie. Roseto, aspetti colpi grossi. La Proger ha nel minino Samuels. Per quanto riguarda invece la pallanuoto, pallanuoto giovani, Original KO nei quarti. Uh, trofeo Dragonara. Per quanto riguarda l'Atletica Leggera. Ok, Adugna e uh, Dortona. Bene, si chiude qui la rassegna stampa dedicata al quotidiano Il Messaggero. e Con questo si chiude anche la pagina. Dedicata alla rassegna stampa, adesso ci prendiamo un attimo di pubblicità. Subito dopo, salotto sportivo, parleremo prima di nuoto e successivamente di pallamano con la Coppa Interamia Non cambiate canale. Pubblico. Salotto sportivo, come vedete, quest'oggi eh, molto ricco di personaggi. Buongiorno, innanzitutto a Cristina De Tullio del gruppo Spatangus, Buongiorno. che è qui presente alla mia destra. Buongiorno anche a Luca Romagnoli, sempre del gruppo Spatangus, che è qui alla mia sinistra. Buongiorno a lei. Buongiorno anche a Paolo Marinucci, ospite fisso della nostra eh, trasmissione. Buongiorno a tutti. Entriamo subito nel vivo della nostra, eh, del nostro colloquio. Spieghiamo come mai questa ospitata. Allora, sabato a Pineto si è svolto un importante trofeo di nuoto. Di che cosa si tratta? Spiegacelo Cristina. Il trofeo di nuoto città di Pineto, eh, un trofeo che quest'anno ha visto la partecipazione di... Ben 97 atleti provenienti da tutta Italia. Eh, è stata veramente una giornata molto emozionante, ricca di, di passione sportiva e di solidarietà, perché il trofeo di nuoto è dedicato quest'anno eh, per la prima volta a due associazioni, a Double Bite Onlus e a Dimensione Volontario Onlus. È eh, l'ottava edizione che si tiene questo trofeo di eh, città di Pineto, non è la prima edizione. È l'ottava edizione, eh, edizione e ogni edizione viene arricchita. Siamo partiti da poco più di 20 atleti e abbiamo quasi raggiunto il centinaio. La cosa interessante è che vengono anche da fuori territorio, quindi anche il territorio abruzzese è, è apprezzato perché in realtà si nuota ma si approfitta anche per fare qualche giornata al mare. E che dire, l'ottava stiamo già pensando alla nona al prossimo uh, anno. Luca, come ha detto anche in apertura Cristina, sono state bracciate di solidarietà. Spieghiamo il perché, qual è stata l'iniziativa che è stata solidale, collegata a, questa, a questo trofeo di nuoto. Il trofeo di nuoto è appunto dedicato a due associazioni uh, che sono associazioni del territorio. La cosa importante è proprio riuscire con uh, i nostri sforzi, quindi con il nostro impegno, a uh, ricavare della, uh, un aiuto per queste due associazioni. L'associazione Abilbite è un'associazione che um, ha realizzato forse la più grande ausilioteca uh, per disabili, in modo che il disabile abbia la possibilità di provare gli ausili prima di poterli ad acquistare ed è una cosa molto, molto importante. Quest'anno eh, c'erano anche eh, altre iniziative eh, collegate a, quest iniziativa, a questa iniziativa, a questo trofeo. Una di queste iniziative lo vediamo qui con un uh, Cruciverba, ci puoi spiegare meglio sì. Cristina di che cosa si tratta? Questo, è, questo volume è, è una raccolta di 100 Cruciverba eh, è anche questo opera di una serie di eh, un, un gruppo di persone volontarie che lavorano eh, dal, da novembre per uscire con, con questo volume a eh, giugno luglio l'anno successivo. Eh, diciamo che il cuore, eh, o meglio, l'autore degli schemi è Francesco Airoldi, eh, al quale poi col, col collaborano eh, una serie di eh, amici volontari, che sono, definite, sono i definers e i checkers, che fanno in modo che tutti i cruciverba vengano eh, gestiti e controllati, evitati errori. In più il volume ogni anno eh, è arricchito da poesie, racconti, disegni di artisti locali, perché eh, quello, che, a quello che a noi interessa molto è valorizzare il territorio abruzzese, che secondo noi ha un potenziale molto alto. Io però sento un dialetto che non è un'inflessione dialettale che non è eh, prettamente abruzzese. Di Ma dove siete originari? Direi che no, non siamo abruzzesi, eh, noi siamo della, del Milanese, eh, quindi dell'Interland Milanese e la domanda che ci fanno spesso è... Come mai da, da Milano a Pineto per fare un trofeo di nuoto? Esatto. Peraltro con eh, dei ritorni sul territorio abruzzese, non in non, sul, non territorio sul territorio lombardo. Mil milanese. Certo. Beh, noi siamo siamo anche eh, nuotatori di acque libere, quindi appassionati di nuoto in lago e in mare. E otto anni fa, eh, guardando il panorama di, dalla spiaggia di Pineto, abbiamo visto quella piattaforma e abbiamo detto "Ma andiamo si a fa fare" Si fa riferimento alla piattaforma Cluster. Alla piattaforma Fratello Cluster e con la voglia di andarci a fare due bracciate. E dopodiché mi hanno informata che magari ci sarebbe stato qualche problemino senza informare la capitaneria e ho pensato ma a tanti amici piacerebbe arrivare là. E poi abbiamo pensato di non arrivare ma di partire da là e arrivare a terra ed è nata così, è nata um, un pomeriggio d'estate, un'idea che sembrava un po' matta, mi guardavano. Eh, con gli occhi un po' stralunati e invece poi ho avuto anche dei riscontri perché abbiamo del gruppo Spatangus, non sono qui con noi oggi, ma abbiamo eh, dei supporti preziosissimi sul territorio, abbiamo eh, Luigi Giordano, eh, Livia Giordano, poi abbiamo, cioè abbiamo tante persone, tutti i capitani delle barche che ci supportano. Abbiamo una grande rete eh, pinetese che permette a questo trofeo ogni anno di avere più successo. Abbiamo spiegato quindi com'è nata un po' l'idea di questo trofeo otto anni fa. Spieghiamo adesso, Luca, che cos'è l'Associazione Spatangus e che cosa fa durante tutto l'anno l'Associazione Spatangus. L'Associazione Spatangus è un gruppo di amici che ha eh, in comune la passione per l'impegno sociale. Quindi riusciamo nel corso dell'anno a incontrarci per riuscire a dare risposte alle associazioni che via via incontriamo nel nostro percorso. Um, non siamo una vera e propria onlus perché non, non ci siamo ancora costituiti tali, però tutto ciò che facciamo lo facciamo in beneficenza e quindi ecco, solidarietà è la prima regola di ogni nostro impegno adesso volevo coinvolgere anche Paolo Marinucci che finora è rimasto a sentire Paolo allora c'è promozione del territorio e beneficenza perché eh, si fa beneficenza abbiamo visto l'associazione Abilbaiti, Cruciverba eh, c'è promozione turistica c'è un po' di tutto in questo tipo di iniziativa assolutamente sì ed è una cosa meravigliosa io volevo chiedere ai nostri ospiti quanto lavoro c'è quanti sacrifici si fanno però poi alla fine quanta soddisfazione e se si dimentica tutto il lavoro svolto, tutto il sacrificio fatto alla fine di un evento come questo, magari che può essere il trofeo Città di Pineto o tutte le altre iniziative che fate. Beh, eh, c'è un lavoro notevole, perché più eh, cresce il numero degli atleti, naturalmente, e più eh, dobbiamo prevedere, noi siamo molto attenti alla sicurezza, siamo molto attenti a tutta quella che è anche la parte devo dire che in questo caso tutta la, la capitaneria di, eh, di Giulia Nova ci aiuta e ci supporta nella preparazione. Eh, parte mesi prima, mesi prima eh, per contatti con gli sponsor, contatti con regione, comune, eh, parte mesi prima perché dobbiamo ogni anno cerchiamo di dare, di migliorare in qualche cosa. Eh, non siamo professionisti nella gestione di eventi, ma non per questo eh, non lo curiamo ai massimi dettagli. Quindi eh, è, una, è un lavoro, è, un po', è quello che eh, cita il nostro motto. Il nostro motto è Gutta cavat lapidem, la goccia scava la pietra. E noi come una goccia, giorno per giorno, dall'inizio dell'anno, lavoriamo perché il trofeo di Pineto sia sempre più grande. E vi assicuro che la, la, la soddisfazione è quando i nuotatori ehm, ci abbracciano veramente per la felicità, quando toccano riva. Insomma, tre miglia, quando il mare ce lo consente, anche tre miglia e mezza non sono una distanza eh, per tutti, o meglio, non, non sono è una pochi. distanza Mettiamola esatto. Così. Quindi, e poi una cosa bella di, di questo trofeo di nuoto è che ti dà la possibilità. Di eh, partire eh, molto a largo dove un nuotatore non potrebbe partire. Facendo una, una nuotata in perfetta sicurezza, assistita, perché avere accanto delle barche, delle canoe, dei mezzi di supporto ti aiutano a, eh, emotivamente a superare anche questa distanza, oltre che eh, avendo la preparazione sportiva. Quindi, voglio dire, è una cosa molto particolare e di questo i nostri nuotatori, perché a me piace chiamarli così, li conosco tutti, e anche quelli nuovi eh, c'è un contatto con loro che va avanti un po' tutto l'anno per scambio di fotografie, di immagini, di, di informazioni. Quindi, è veramente una cosa che nasce dalla forza sportiva ma da una for forte forza di cuore. Io mi ricollego anche a una cosa che ha appena detto lei. Uh, il uh, lavoro che bisogna fare parte da mesi prima, bisogna contattare uh, Capitaneria, Provincia, Regione, tutte le varie istituzioni. Incontrate e riscontrate dei problemi particolari da un punto di vista burocratico, ci sono particolari problemi burocratici da risolvere oppure riscontrate un certo, diciamo, uh, l'autorità uh, vi, tra virgolette, agevola in un, in un certo senso, non vi ostacola, non ci sono ostacoli particolari posti dal dalle autorità come rispondono le autorità alla vostra iniziativa? Allora, premesso che all'interno del nostro gruppo c'è una persona, eh, Umberto Riva, anche lui di Milano, che segue tutti gli aspetti di sicurezza, quindi tutti questi contatti, eh, diciamo che eh, via via cresciamo eh, e non troviamo non troviamo difficoltà e se ne troviamo Quindi la riusciamo... risposta è positiva anche a livello burocratico. La risposta è positiva, abbiamo un, un supporto decisamente forte dal comune di Pineto, eh, abbiamo un supporto molto valido e professionale dal lato della capitaneria, anche perché noi do dobbiamo definire dei percorsi precisi, de un percorso... Eh, diciamo classico che se il mare lo consente un percorso alternativo quindi tutta la preparazione delle istanze eh, cioè, tutti i, gli ufficiali della capitaneria sono pensate che erano presenti all'arrivo all di alcuni atleti al trofeo di Pineto. Questo per noi eh, la dice lunga quindi c'è una buona risposta anche a livello burocratico. Io volevo tornare sull'associazione Spatangus Luca Romagnoli Spatangus. Che cos'è questo nome? Che cosa significa? Spieghiamo un po' più. Intanto Patangus è uh, un riccio, un riccio di mare, un bellissimo riccio di mare. Stiamo imparando è, una cosa nuova, io personalmente non lo sapevo. La scelta, la scelta di questo nome, perché questo riccio ha una forma un po' a cuore e ha uh, degli aculei che se il, uh, il riccio è a riposo sono morbidi e fluttuanti. Ma quando il riccio si arrabbia. Quando lo fai arrabbiare <ride> sono dolori. <ride> sono dolori, e quindi un po' il nostro motto è quello di non mallare mai. Infatti, uno dei nostri nuotatori ha, ha coniato questa definizione per, la nostra, per il nostro trofeo, la traversata che non termina all'arrivo. E questa è una bella definizione perché significa uh, che hanno comunque un ritorno di emozione che va oltre il termine della nuotata. Da chi è composta l'associazione Spatangus possiamo fare un po' di nomi senza magari tralasciarne qualcuno per strada, è possibile? Oltre ovviamente a, a Cristina e me eh, ci sono Luigi Giordano, Livia Giordano, eh, Umberto Riva, Edda Migliori, aiutami Cristina... Poi abbiamo, e queste sono le persone che hanno uh, diciamo, delle funzioni, noi non abbiamo all'interno del gruppo delle cariche classiche: uh, tipo quindi non c'è un presidente, presidente no, vicepresidente, no, esatto, no, esatto. No, no. no, non abbiamo e queste cariche un po di classiche. Tutto? Abbiamo chi fa un po' più di rappresentanza, in questo, caso, in questo caso sono io. però ognuno di noi ha delle funzioni, ha delle funzioni, dei compiti, rispetta quei compiti e, de e deve rispondere agli altri. Perché andiamo avanti eh, in maniera parallela per sì, arrivare un al team nostro obiettivo. Sì, Che collabora. No? Quindi, quello, quelli, le persone che ha citato Luca sono diciamo, il cuore. Poi abbiamo, eh, abbiamo tantissime persone a contorno che non sono ufficialmente Spatangus, ma che in realtà lavorano da sempre, e che sono eh, Maria Giordano. Sono eh, i capitani delle barche che ci supportano, sono gli stabilimenti che ci supportano. Quest'anno eh, sono degni di nota il Lido Miramare, eh, i Bagni Saint-Tropez, il Marcos Beach e il Lido Donna Italia, che sono quattro lidi nella zona Corfù di Pineto che ci hanno permesso, dal briefing alla gestione del trofeo al dopo trofeo. Di far sì che tutto filasse liscio. Quest'anno eh, quest devo dire che la collaborazione è stata massima, la coesione è stata molto forte, i risultati si vedono. Infatti, veramente eh, i nuotatori mi hanno già chiesto quando sarà la prossima edizione. Siamo quasi al termine, in conclusione della nostra aspettata. Un paio di domande prima di concludere. Uh, avete nel milanese, voi operate probabilmente mh, anche in campo benefico, anche nel milanese, state studiando voi personalmente delle iniziative da, di beneficenza da fare nel milanese oppure solo prettamente in Abruzzo sono rivolte queste iniziative benefiche? No, noi operiamo anche sul territorio milanese, eh, non siamo legati a una particolare associazione, ma per esempio nel milanese aiutiamo... Eh, L'Aldo Periniollus, Aldo Periniollus Perini è un'associazione che segue i malati di Sla fanno eh, questa Una malattia associazione. terribile, peraltro venuta eh. balzata ultimamente sì, eh, alla ribalta perché è collegata al, ai calciatori. Molto spesso si ammalano i calciatori di questa cosa. Quindi, attraverso questa, questi personaggi famosi che si ammalano, è salita alla ribalta. Purtroppo questa grave malattia che molto sì. spesso, però, riguarda anche persone come tutti noi che. Sì, esatto. Purtroppo noi abbiamo conosciuto questa associazione che fa assistenza domiciliare ai malati di SLA. Eh, fare assistenza a un malato di SLA è una cosa importantissima perché, a parte il malato che eh, ha de dei problemi veramente gravi, eh, però pensiamo anche alla famiglia. Una famiglia di un malato di SLA non può uscire a fare la spesa. Uh, un ragazzo malato di SLA non può leggere un libro. Quindi, a cosa, qual è il supporto di un'associazione simile? Magari sedersi vicino a lui e leggere a voce alta un libro, o magari dare modo alla madre, o al padre, o alla moglie di uscire a fare la spesa. Quindi è un'assistenza un importantissima. Noi supportiamo questa associazione, uh, la cui presidentessa è Rossana Perini. E la supportiamo con uh, eventi sportivi piuttosto che eventi musicali. Uh, abbiamo fatto qualche anno fa un grosso concerto al teatro, teatro Smeraldo di Milano. Quindi la nostra attività non si ferma a, a Pineto, ma prosegue anche sì. a Milano. Per quanto riguarda invece il trofeo di Pineto, avete detto che in precedenza, che siete già in moto per la nona edizione. Qualche eh, novità c'è già un po' nel calderone? State già un po' pensando a qualche possibile novità in vista della Beh, prossima stagione? Sapete bene che lo, il trofeo di nuoto Città di Pineto tutti gli anni ha uno special guest. L'anno scorso abbiamo avuto Roberta Pagliuca e Graziano Vade, finisher del 70.3. Quest'anno c'è stato un emozionantissimo... Passaggio di testimone allo special guest 2015, Federico D'Annunzio, che è una promessa del motociclismo. Quindi, Federico è stato gentilissimo ad accettare il nostro invito, ha passato con noi tutta la giornata e ha accolto tutti i nuotatori che arrivavano. Um, Un'idea per il prossimo anno? La special guest ci può anticipare qualcosa? Lo special guest è sempre un segreto, un segreto. fino a qualche peggiori da giocarsi all'ultimo <ride> momento. Fino a qualche settimana prima, eh, una cosa, stiamo, miglioreremo, e questo lo voglio dire a tutti i nuotatori: eh, miglioreremo la fase di uscita del nuotatore e, eh, per la rilevazione dell'ordine d'arrivo, miglioreremo anche eh, l'anno prossimo. Cercheremo di fare: quest'anno avevamo la grossa novità di un un drone che ha fatto delle belle riprese aeree grazie alla New Entry Francesco Garretta col suo F-550. Peccato non averle potuto mostrare quest'oggi perché altrimenti sarebbe stato davvero un bello spettacolo, le mostravamo ai nostri telespettatori sarebbe stato davvero molto bello. Cercherò assolutamente di farvele avere perché meritano, sono, sono immagini veramente emozionanti. E, Dicevo, l'anno prossimo cercheremo di organizzarci anche per avere qualche immagine subacquea perché, eh, perché grazie all'area marina protetta, grazie all'amore delle persone per il loro territorio, il mare sta eh, ricominciando a vivere. Pensate che alla prima edizione anche con l'ecoscandaglio non si vedeva, non si sentiva nulla, eh, l'altro ieri, portando fuori i nuotatori. Non ho visto una tartaruga e nemmeno due, ma bensì quattro. Quattro tartarughe, il giorno prima delfini. Quindi assolutamente cercheremo di fare qualche ripresa subacquea, a parte per riprendere i nuotatori e magari chissà mai che abbiamo qualche ospite del mare che ci fa, ci fa la visita. E ci faccio una bella visita. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Eh, L'ultima domanda, Cristina: giusto per dovere di cronaca, non abbiamo finora sottolineato il nome del vincitore. Perché? Spiego perché. In un'iniziativa così bella non è tanto importante chi vince, ma è bello mettere in risalto le tante finalità benefiche che questa iniziativa pone in essere. Adesso per dovere di cronaca, anche per dare merito un po' al ragazzo che ha vinto, chi ha vinto? Il nome del vincitore della, eh, del trofeo di ieri, del, di la, da ieri l'altro, chi è? Ha vinto eh, a Toccato Riva per primo Mattia Pivotto del Tradate. Eh, si è presentato con la sua squadra, un bello squadrone di 16 nuotatori che, oltre che avere fisico e braccia molto buoni per nuotare, sono veramente dei, eh, un gruppo simpatico. Che si è innamorato di Pineto. Si è innamorato di Pineto e tutti gli anni arriva con qualche nuotatore in più. E allora, diciamo che eh, il primo è Mattia Pivotto e eh, l'ultimo. Eh, e ci tiene ad essere ultimo, ultimo perché primo. dice che gli applausi che riceve sono ancora più forti del primo, è Gianluca di Renzo. Quindi eh, tra Mattia e Gianluca abbiamo altri 95 sportivi d'eccellenza. E che torneranno naturalmente l'anno prossimo a visitare Pineto e a eh, partecipare a questo importantissimo eh, trofeo città di Pineto. Noi Grazie. vi ringrazio, vi Grazie. ringraziamo Cristina per aver accettato il nostro invito. Grazie a Cristina Di De Tullio del gruppo Spatangus. Grazie anche a Luca Romagnoli del Grazie gruppo Spatangus. Grazie per aver accettato il nostro invito. Adesso non cambiate canale, andiamo un attimo in pubblicità. Subito dopo parleremo di Coppa Interana. Buongiorno, rientriamo in studio per la seconda parte del nostro salotto sportivo. Buongiorno a Fabrizio Quaranta. Buongiorno. buongiorno. Dell'organizzazione della 43esima Coppa Interamnia, Coppa Interamnia che ieri è eh, iniziata ufficialmente con le prime gare da un punto di vista sportivo, ma soprattutto con l'evento principe della eh, sfilata. Ieri sera c'è stata la sfilata, un grandissimo evento, è stata una grandissima festa per tutta Teramo, come sempre accade da 43 anni a questa parte. Sì, da 43, anni, benediro, da 43 anni riusciamo ancora a organizzare il, eh, un evento internazionale a Teramo e a portare eh, oltre 2.000 giovani da tutto il mondo. E ieri, siamo, ieri mattina siamo partiti con le, prime, con le prime 50 gare e poi ieri sera c'è stata la sfilata dove credo che insomma, i presenti hanno apprezzato la... Eh, oltre a, agli spettacoli della, della giostra con l'avere scaduto sul Mona e delle compagnie dei Folli che sono stati molto belli e poi appunto la, la grande parata inaugurale dei, dei due, la sfilata dei 2000, dei 2000 giovani e, eh, insomma è stato un, un bel momento soprattutto, soprattutto per noi che, eh, ne, conosciamo lo, lo che mh, ne conosciamo lo sforzo perché è un grande, veramente un grande sforzo e un grande onere portare avanti l'evento Parata che è stata aperta dalla presenza dei migranti in testa al corteo. Sì, sì esatto. E questo è un dato in controtendenza, scusami Fabrizio, è un dato in controtendenza anche con quello che accade a livello eh, nazionale. I migranti arrivano a Teramo, tutti contestano perché non c'è spazio, non c'è posto, non li vogliamo, invece la Coppa Interamnia li ospita, ah, li ehm. mette davanti al, corne, al corteo in apertura di eh, sfilata sì, questo... e questo indica appunto il. Il, il vero cuore, il vero sentimento che c'è dietro la Coppa Interam. Sì, ricordo comunque che, la, che Teramo dall'89 è stata dichiarata all'UNCEF eh, città aperta al mondo, e quindi già questo dà alla nostra città un... Uh, um, un uh, insomma, in, in, già la, lascia... insomma. Um, uh, Capire. Sì, ehm, il fatto di aver integrato, di, cioè, ne facciamo proprio il, il nostro diciamo, lo, lo spirito del, del, del torneo, quello dell'integrazione, dell'unione no, dell delle culture, dei, de, dei popoli. E il fatto quindi di aver coinvolto dei rifugiati politici che vivono in città, che eh, per noi era, era, molto, era molto importante e quindi abbiamo insieme eh, all'associazione Domus che gestisce, i, eh, che gestisce appunto il l'accoglienza degli immigrati pensato appunto di coinvolgere nella nostra organizzazione. Questi ragazzi che ne sono una decina sono ehm, sui campi di gioco e ci garantiscono un po' la, la pulizia dei, dei campi di gioco, e, ehm, ma più il fatto, che, il fatto che poi ci diano una mano è importante appunto che siano integrati nella città, che siano impegnati in qualcosa di utile e eh, quindi che la città veda che c'è un ritorno. Ehm, da, no, 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 il fatto di accoglierli poi, comunque, in, corrisponde anche a un, a un ritorno. E quindi sa, saranno con noi per tutta la settimana, e questo è importante: è un momento in storico in cui eh, si, si pensa si alzano i, i muri, si alzano le barriere, e noi invece a terra ci abbattiamo completamente. Paolo, ieri sei stata la sfilata, raccontaci un po' le tue emozioni da spettatore che hai vissuto. Ovviamente, la sfilata non potevo mancare come ogni anno. <coughs> da spettatore in borghese <ride> sono, andato, sono andato ieri sera e è stata una bellissima, una bellissima sfilata ma come la è ogni anno perché ormai è tradizione io penso che a qualsiasi teramano uh, la sfilata è, per, per qualsiasi teramano la sfilata è è una tradizione appunto quindi uh, con qualche rimpasto con qualche aggiunta con qualche con qualsiasi cosa rimane sempre Qualche la sfilata, con quals sì, con qu variazione. qualsiasi cosa rimane sempre la sfilata della coppa, l'apertura della coppa. Eh, ieri è stato bellissimo secondo me perché sono state tante, tante novità, tantissimi spettacoli, eh, un corteo lungo, tantissimi ragazzi pieni di Questo voglia Forse un po' troppo lungo. <ride> sì, qualche, atleta, qualche atleta ieri era sera, dopo la sfilata, era, mi hanno detto che erano molto stanchi e quindi erano, mh, mi hanno fatto notare che siamo arrivati in piazza Martini di Scarpa. Anche perché ricordiamo, che quest'anno il percorso era un pochino più lungo rispetto. Sì, è cambiato, agli altiani, un po' diverso e sì, un po' più lungo. È cambiato rispetto al passato e, e quindi appunto ieri sera ci hanno fatto, qualcuno ci ha fatto notare insomma, che è arrivato in piazza un po' scarico. È e stata poi, una bella sfida. Con meno voglia di festeggiare. Però insomma il, il divertimento è stato comunque insomma, Altissimo. Quindi sì, Soprattutto per loro, poi nel senso che per noi cioè, è importante appunto che i ragazzi che arrivano in città si, si divertano e passino in maniera piacevole tutta la settimana. La Coppa quindi ha 43 anni, ma non mostra i segni del tempo. Io volevo chiedere. Ah, non mostra, magari lo so, magari dimostra anche i segni del tempo, nel senso che piano piano eh, proviamo a eh, un tassello dopo un tassello aggiungere qualcosa, a cambiare dei meccanismi. Eh, però, appunto eh, c'è bisogno di, di tempo per, per, eh, per il rinnovare funziona, il torneo no? punto... funziona il lifting è fatto, non si, non si vede l'età. Fabrizio, <ride> da un punto di vista organizzativo, quest'anno com'è andata? Ci sono stati problemi particolari da risolvere? Raccontaci Beh, un sì. po': se devo essere sincero, non è andata bene. Nel senso, nel senso che siamo organizzati, cioè, più degli altri anni, e questo è un dato: è un dato di fatto. Uh, se qualcuno Però, ieri sera addirittura mh, ci ha fatto i complimenti per i campi di gioco perché mi ha detto ci sono le panchine, ci sono i tavoli, eh, è pulito eh, insomma sono contento per questo significa che il nostro lavoro in qualche modo ha, eh, viene riconosciuto eh, tutto quello che abbiamo passato invece da, da un mese a questa parte ha del, del, in qualche modo... Eh, eh, c'è do qualcosa da ridire? C'è qualcosa, sì, sicuramente c'è qualcosa da ridire, c'è qualcosa da, da registrare in un momento storico in cui eh, i comuni non hanno più, eh, gli enti non finanziano più come facevano prima, i comuni non hanno, più la, eh, hanno i bilanci in rosso, il comune ha il bilancio in rosso, la realtà è, è questa, cioè, credo, senso che non da quello che, che, mm, eh, che, ho che si capisce in sostanza. E abbiamo dovuto lottare non poco per... Eh, eh, Pulire la città e questo grazie a. Devo ringraziare la Team, devo ringraziare Luca Ranalli che ci ha ascoltato, ci ha incontrato, e eh, grazie a lui e agli uomini della Team che abbiamo in qualche modo ripristinato eh, alcuni luoghi della città, come l'acqua viva dove non, eh, non veniva tagliata l'erba da, da un po'. E quindi c'era una situazione veramente tragica. Nel senso un, e, e poi altri luoghi che in pratica erano un po' tr trascurati: Sinceramente ci sono dei luoghi della città che vengono trascurati durante l'anno e che durante, prima della Coppa Interamnia vengono riportati, al, uh, vengono riportati al, uh, alla normalità. E questo avviene sempre grazie alla Team. Quest'anno. Con i contrasti, con le problematiche che, mh, tra il Comune e la TEAM eh, noi ci siamo ritrovati nel mezzo e quindi eh, abbiamo sofferto un po' di più per risolvere il problema. Poi grazie alla sensibilità del, della TEAM che con, una, con un accordo di collaborazione, di, di sponsorizzazione ci ha quindi consentito la pulizia di questi luoghi, eh, perché il Comune non se ne può far più carico, non so, per, 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 magari per i tagli, per, per tante altre cose, e magari non riesce a garantire più alcuni servizi e quindi. Ehm, subentra l'accordo la, la, di sponsorizzazione ecco perché io ho lanciato in modo scherzoso su, su sui social eh, organizziamo una coppa al mese perché questo magari potrebbe consentire di avere una città un po' più eh, un po' più su 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 questo non significa quello che dico che l'amministrazione non è stata sensibile, anzi il sindaco Maurizio Bruchi c'è stato vicino, si è seduto insieme a noi per risolvere i problemi, i più piccoli problemi. L'amministratore comunale in toto, in qualche modo poi è chiaro che c'è l'amministratore più sensibile e quello meno sensibile. Eh, però, comunque, insomma, la buona volontà c'è stata. Anche se poi qualcuno magari eh, non ci è venuto, insomma, non è stato? Non è stato, è stato poco, meno sensibile un po' meno sensibile per quanto riguarda invece il lato sportivo, ci sono stati problemi particolari sia nella giornata di ieri ma anche nell'organizzazione. So per esempio che alcune squadre non hanno potuto raggiungere in tempo termo per problema con i visti eh, al, sì, vabbè, questo... alla frontiera. Questo è un problema che, che si ripete ogni anno perché a parte i paesi europei che non hanno problemi di visti, non hanno problemi col visto, cioè il trattato di Schengen se ancora, ancora tengono in piedi, e, eh, abbiamo problemi come, come al solito con, con i paesi che vengono da, da, insomma, da altri continenti, soprattutto i paesi africani e, e in, quel ca, in questo caso per esempio sono saltati... Nel, alcune presenze a cui tenevamo il, il Kenya dieci giorni fa, due giorni fa mh, eh, è saltato il Tibet o eh, il Messico o altri, però questo fa parte della normalità, cioè nel senso che non, noi nel, in qualche modo ormai sappiamo che eh, qualche volta in pratica mh, Succede che in pratica un club non prende il visto, non ottiene il visto per, per sbagliati motivi e quindi non arriva a teramo, c'è sempre qualche defezione, quindi, mh, questo è, no, è normale amministrazione in sostanza. Siamo quasi al termine della nostra trasmissione, alle otto e mezza dobbiamo uh, chiudere. Le ultime domande, allora Fabrizio, oggi sono previste uh, altre gare? Per quanto riguarda invece questa sera, che cosa è previsto? Gare anche? Gare, che... sì. Eh, allora, praticamente la settimana sarà gestita in, in qualche modo, eh, oggi avremo m, gare eh, per tutta la serata anche al campo centrale, domani idem, stessa cosa. E poi il, questo, perché, questo, questo perché appunto i ragazzi che arrivano qua vengono eh, per un torneo di pallamano e quindi è importante che vengano a giocare. Esatto, sì. E che, e che vedono la palla a mano in sostanza a cui ci si confronta, ci sono scuole di, eh, di diverse eh, nazionalità e quindi insomma si, eh, è un, un torneo di palla a mano, quindi deve restare un, un torneo di palla a mano, anche se poi in parlato di questo ci sono tante altre iniziative collaterali eventi, il esatto, di, del... a, di associazioni anche private. Che, che, che comunque in qualche modo si fanno. Eh, onere di, di, organizzare, eh, di organizzare eventi e gestire degli eventi collaterali che rendono ancora più bella la manifestazione Chiaro. Paolo volevi aggiungere qualcosa? No, volevo, volevo dire che la novità della, del Beach Endball per le squadre che escono dal... Mi hai bruciato appena la domanda Sì <ride> Perché quest'anno è stata introdotta anche una novità Novità del Beach Endball sì, e anche l'Horseball se non sbaglio Sì è il vecchio comunale, spieghiamo poi che cos'è perché, questo lo lascio magari. A te. Sono meno <ride> preparato. So che arriveranno 75 cavalli al, uh, allo stadio comunale, è, è, è quella una problematica. Non vorrei offendere nessuno, ma è una mezza, una mezza spe Come si dice? Scherzi a parte, è no, un no, basket no. a cavallo. Fondamentalmente, penso proprio di sì, da quello che ho capito. Sì, sono nel senso appunto dicevo se, per quello che ne, che ne so, che a mia conoscenza è appunto, non, non purtroppo è, un, è un evento appunto che è molto complesso e non è semplice conoscere tutti gli aspetti. Però. l'aspetto positivo no, è che comunque arriveranno 75 cavalli allo stadio comunale, da quello che ne so, <ride> e questo sarà un problema, non so come faranno. <ride> e invece, per quanto riguarda il Beach Handball, c'è un. Eh, il, ad Alba Adriatica, una, la Beach Arena, dove già stanno disputando incontri di Big Soccer e di Beach Rugby, quest'anno in questo contesto ci siamo inseriti anche noi col il Beach Handball, la palla a mano sulla spiaggia. E il 10 e 11 ci saranno degli incontri ad Alba Adriatica, lo sedimento al faro, dove c'è un'arena di, eh, di mille posti a sedere e, e, e lì proveremo in qualche modo a a inserire l'evento interessante per i club, anche se secondo me andrebbe magari staccato e per prolungare il torneo e questo già ci stiamo pensando, insomma, già stiamo pensando a, al futuro chiaramente, nel senso che non... Quindi la Coppa sta pensando di ampliare, di dilatare il numero di giorni nel quale si può... Ma, si ma la Coppa sta, sta pensando, pensiamo a tante cose, cioè abbiamo tanti rapporti e in tutto è già il una mondo, basta dire che per esempio ieri sera ci hanno, ci hanno guardato da Dubai, lo Sport Council eh, a Dubai a, era in, in, in strisce, e quindi ci hanno guardato Dubai perché c'è un interesse da parte loro nel, nel... stanno organizzando un torneo, organizzano un torneo da tre anni e quindi hanno tutto l'interesse in qualche modo a... Capire eh, qualche segreto dell'intera Sì, esatto, esatto, esatto. già ci c'è qualche contatto con loro e ad agosto magari faremo un viaggetto a Dubai, non so, <ride> lo spero. <ride> e questa è anche una piccola novità, Paolo. Volevi aggiungere qualcosa Paolo? No, assolutamente. In bocca al lupo e complimenti <ride> alla Coppa Interamia. Viva la Coppa Interamia, come ha detto il sindaco il sindaco di Termo ieri sera. Quindi noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a partecipare attivamente alle gare, presenziando sui vari campi eh, di sì, eh, gioco. Sì, sì, a e, uscire perché Termo è viva in questi giorni, e ci sono 2000 giovani da tutto il mondo e, e si parla... Grazie a Dio è in diverse viva, lingue non siamo. Si è viva ed è bella più che mai. Sì, parliamo diverse lingue questi giorni. La lingua dell'integrazione è quella principale. Grazie a Fabrizio 40 dell'organizzazione della, della Coppa Interamina per aver accettato il nostro invito, grazie anche a Paolo Marinucci, ospite fisso della nostra trasmissione. Grazie a uh, Pier Ferdinando Piccioni che ha consentito in regia la messa in onda di questa trasmissione. Grazie anche a voi, telespettatori, per aver eh, seguito, come sempre con affetto, anche questa trasmissione. L'appuntamento va tra sette giorni. A presto.